veramente in queste settimane io e chi mi ha dato una mano a lavorare per cercare di far nascere questo governo ha messo l'interesse del paese davanti agli interessi personali e agli interessi di partito. Figurarsi se domani mattina non mi farebbe piacere alzarmi e svegliarmi ministro. Però lo faccio se faccio parte di una squadra con un progetto che fa bene all'Italia. Fare il ministro per il gusto di fare il ministro non mi interessa. Faccio il ministro se posso fare qualcosa di buono per i nostri figli e se sono libero di fare il ministro. Amico mio, dopo, te l'ho detto due volte. Amico mio, non lo so, un applauso. Dai, un applauso anche a voi. Però ripeto, sentirsi dire che uno non può fare il ministro se preoccupa i mercati o la Merkel o Macron. E allora io sono testardo e allora io torno davanti ai cittadini italiani dicendogli se volete vivere da schiavi votate i vecchi. Se volete che veramente prendiamo per mano questo paese e riportiamo questo paese a essere quello che merita, sceglieteci. Sceglieteci ma da persone libere. Io mai chinerò la testa davanti alle richieste di qualcuno che non risponde al bene dei cittadini italiani, ma dei volontari stranieri. Mai, mai. Non siamo qua per chinare la testa, quindi vediamo cosa succede.